da Di Zeno Mani in Pasta. Oggi facciamo il pesto alla rucola. Beh, pesto alla rucola che poi si può fare quella coltivata e quella selvatica. Quella selvatica ha un sapore straordinario, io lo so perché nelle campagne noi la raccogliamo. Allora, il pesto alla rucola può essere accompagnato antipasti, aperitivi, carne, pesce, pasta. E se lo usate nella pasta, mi raccomando, basta diluirlo con un poco di acqua della cottura della pasta e vedrete che fenomenale pasta che viene. Allora, vi dico tutti gli ingredienti e poi basta mettere in atto la vostra fantasia per assaporare e gustare questo pesto alla rucola. Guardate qua. Qua abbiamo 200 g di rucola, questa è coltivata e non selvatica, però è ottima quella selvatica, ve lo assicuro. Allora, 300 g di olio di oliva, 100 g di pecorino, 100 g di parmigiano, 50 g di pinoli e 50 g di nocciole sgusciate, come vedete. Poi abbiamo un pizzico di sale e un frullatore. Allora, innanzitutto nel nostro frullatore andiamo a mettere un po' d'olio di oliva perché dobbiamo aiutare a frullare il tutto. Mettiamo un po' di rucola, i pinoli e le nocciole e andiamo a frullare. E mentre frulla, a filo aggiungiamo l'olio d'oliva. Ora aggiungiamo la rucola e i due formaggi e andiamo a frullare. A questo punto con una spatola, come vedete, lo andate a portare giù, mettiamo un pizzico di sale, quanto basta, poi magari l'assaggiate, mettiamo il coperchio e andiamo a frullare amalgamando e assaggiate di sale. E guardate qua, meraviglioso, proprio meraviglioso. Mi raccomando, non esagerate col sale perché c'è il pecorino dentro, il pecorino è salato, questo ho detto un pizzico di sale. Adesso lo andiamo a versare nei vasetti sterilizzati e lo potete mettere anche nei bicchierini di carta e in modo se li volete congelare, perché questo pesto dovete sapere che è come gli altri che facciamo, perché dentro c'è il pecorino, c'è il formaggio, quindi più di 3 giorni non va bene poi. Quindi 2 o 3 giorni in frigorifero, oppure fate delle monodosi nei bicchieri e li potete congelare e siete tranquilli che nel momento in cui vi serve voi prendete il vasetto, lo scongelate e potete fare qualsiasi pietanza voi vogliate. Quindi io mi vado a riempire i miei vasetti, uno per esempio me lo congelo e uno lo lascio perché voglio condire pasta, carne, pesce, quello che voglio. E questo meraviglioso pesto non si usa soltanto per le pietanze, ma si usa anche per condire il pane. Guardate qua, che meravigliosa fetta. Il pane l'ho fatto in casa, il pesto l'ho fatto in casa. Beh, guardate che meraviglia. Io vado ad assaggiare. E poi so già nei commenti che cosa mi dite, però non è giusto, no? Allora, l'unico modo è fatelo. Ecco. E la crosta del pane è pure croccante, Davide. È buonissimo, spettacolare. Che vi devo dire? Mamma mia, che sapore, meraviglioso. Allora, voi sapete che in generale il pesto si fa con i pinoli, si può fare con le noci. Come avete notato, qua ci sono le nocciole. Dovreste sentire il sapore meraviglioso di questo pesto voi. E per sentirlo lo dovete fare. Io con questo vi auguro una buona giornata. E siate felici. Sempre. Ciao a tutti di cuore, di Zeno Mani in Pasta. Poi vi farò vedere le ultime novità di questi giorni. Grazie a tutti. Ciao. E un bacio grande grande dalla vostra Tiziana.